Eccoci qua, sono tornato. Allora ho messo la squadra con la forza squadra massimo 3700 e con Aramburu e andiamo a giocare sta classificata. Vabbè, io ho A moderatamente alta ormai perché ho staccato penso ormai 4-5 partite che ho buttato in vacca e quindi non so chi mi troverà. Voglio vedere se mi trovo un avversario con poche partite o se mi trovo un avversario con tante partite con lo squadrone. Cioè voglio vedere fin dove è corrotto il gioco. Guardate, un 5-21, lettera A. Quindi anche questo è, ecco, è come pensavo io. Sì, ho messo la squadra più scarsa e mi ha trovato uno con lo squadrone. Non avevo, guarda, che Xena era incredibile. Cioè, c'è proprio corrotto il gioco, guarda. Però non ho tanti livelli alti, eh. Dopo andiamo a vedere. Tanto Koulibaly mi va da lotto. Vabbè, metto Lamos. O mettiamo Lamos. Anche a Militao posso mettere. Vado a trovare Roberto Carlos, come vedete. Rivaldo, Zesuma, Massoa. Figo, mettiamo il primo tempo. E lascio Adriano. Vado a trovare anche Alisson. Capitano Gilberto Silvanca, no, metto Figo, punizione lunga, Tolisso, corta, mettiamo Roberto Carlos, spalla punizione, Figo, Figo, a destra, mettiamo Roberto Carlos, rigorista, mettiamo Eo, giocatori di attacco, mettiamo lui, Tolisso, e Gilberto Silva. Io gioco col 4 solito, quello lì che smona, ma io non me ne frego un cazzo, non metto nemmeno le marcature, non metto un cazzo. Vediamo com'è lui. 279 partite, 31,9 di vittorie. Ha ben tante, una trentina. Trentina passata di sconfitte. Vediamo, amico, ha messo la squadra molto più scarsa della sua, eh. Lui non ce li ha tanto livellati, ma neanche a me. Ho messo marcatura, ho messo un cazzo. Li lascio giocare come devono giocare. Buonasera, Fabio Belgio-Italia. Chiavessa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con Voglio proprio sottotitoli sul palco al vedere cinema? se mi fa Forse giocare questa normale con la squadra Lega delle meno Stelle forte. vanno nella mano con la vostra dolce metà? Invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Sicuri in fase di palleggio. Luis Alberto opta per il lancio lungo. Riesce ad intercettare. Calcio La d'angolo. butti in angolo perché intanto se la passa ho paura di fare l'autogol, se facevo altre robe avevo paura di far casino, a mettermi il calcio d'angolo, se vado a fare. Sbaglia la situazione. Figo. Prova a scavalcare gli avversari con una palla lunga. Se ne va. Numero! Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Gundogan. Cerca l'uomo là davanti. Passaggio, ci prova. Ecco, Rigore. hai visto il gol? Hai visto il Ancora gol? Gundogan Cioè, dove che andavi i che Mi? l'ha messa dentro con il I secondo. Mi se andai non Magnifico. si sa dove. E la partita Vabbè. inizia alla grande, subito gol. Ecco il passaggio subito fatto male. Provano a ripartire da dietro. Prova con la Guarda, palla lunga. guardate il cross. Ma avete visto Riesce a il cross? sconcerti. Il lancio lungo per Mi Figo? Ma sembra che dai, stiamo fioi. puntando sugli esterni Ma sei adesso, senza vergognoso, guardare ma molto dai. l'avanzo. Penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere
avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Luis Alberto. È davvero una bella serie di passaggi questa. Ha la possibilità di andare verso la porta. Lo fallo. Adriano. Di destro. Super parata su conclusione molta. Sì, ma gli sta bello il suo gol, come mi proprio lo andare a banana con tutto. E passa. Può cacciare la rete. Ci prova. E Babel da segnare. Tanto che avevamo segnato. Guarda che fa il trucco. Sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Mkhitaryan trova il compagno in ottima posizione. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Tocco morbido. Figo non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Ma perché la mette a... C'è la palla lunga in avanti. Matic. Nello spazio per Mkhitaryan. Mkhitaryan! Ma il mio senda via! Il mio senda via! Prova con il tocco basso. Palla Mkhitaryan. Riceve un pallone interessante. È il mio, senda via. È il mio, terzo sinistro, senda via. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E no, niente, è finito il fuorigioco. Beh, tutti e tre erano in fuorigioco, no uno, tutti e tre. Mkhitaryan. Pallone lungo in verticale. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Sì, ma Adriano, che cazzo si deve fare? Mkhitaryan. Luis Alberto. Matic. Pericolo in area. Pallone alto nello spazio. La mette in avanti, riceve la palla. Pavard. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Luis Alberto. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore, interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Figo, Figo, crossa e fa il colpo di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. L'Italia deve dimostrare maggiore attenzione. Questo sa giocare comunque, perché vedete che non corre di meno. Questo sa giocare a pezzi. Questo è un terzo, quarto account. Guarda l'altro cosa che cazzo hai. Perché, perché in corsa gara cadere per terra mentre tira? Se ti metta qui o magari mi torno anche. Ecco Luis Alberto. Lewandowski colpisce il pallone. Visto i mi si fermi. E quando ha segnato? Al 45esimo. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Adriano. Buon lancio. Avete visto quando ha segnato? È il mio? Davanti alla porta Adriano che dovrebbe tirare una bomba, tirare una bomba verso il portiere. Va bene? Bravi, contenti voi, contenti. Bravi. Bravi, il PM sempre perde così. Allora, non so più questo. Il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante.
Si ricomincia. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Se è così, se è una merda, dai, se è una merda con vista. Tipo fa un cazzo, se è così e basta. Se è così e basta, questo è sempre basso, guarda, guarda, dove che va? Guarda il portiere, oh, ma che avevi visto il portiere? Portiere. Ma dai, ma avete visto il portiere? Invece di buttarsi per prendere si è tolto. Ma va a cagare proprio, guarda. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Il gol sembra quasi aver rotto l'incantesimo. E adesso la gara entra nel momento più delicato. Raccoglie il lancio lungo. Cioè non la passa di prima, Roberto Carlos non la passa. Io ho già schiacciato, non la passa. Allora. Dai, va a cagare, dai, il cazzo gioco del cazzo. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Qui può partire il contropiede. Lewandowski. Luis Alberto. Ma non gliela tolgo mica. Non gliela tolgo via mica la palla. Credo che si aspettassero di dover cominciare il secondo tempo in una situazione così negativa, però hanno 45 minuti davanti per dar tutto quello che hanno e almeno uscire con la maglia sudata. Niente da fare, il suggerimento non passa. Luis Alberto, lungo passaggio in avanti. Niente, non posso fare un cazzo, non posso fare niente, ho anche la squadra più scarsa, lui ha tutti livello 1, fanno merda, perché sto merda sa giocare e cosa fa? Fa possesso palla, praticamente melina e aspetta i miei movimenti per passarla. Avete capito come giocano? Sti pezzi di merda. Niente, non posso fare niente, è un assedio, capito? Lui ne ha perse 3 nelle ultime 5 e io non posso fare più un cazzo. Che gioco di merda, fuori. Sergio Ramos. Che gioco di merda. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Mkhitaryan. Oggi c'è fatto. Vedete, la prendo la palla, ma la perdo dai piedi, la perdo. Decide di sfruttare la fascia. La mette in profondità per. Guarda st'altro! Ma avete visto st'altro? Suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Sì, famelina, bravo, famelina, dai. Fa fare in curva, va. Famelina, 3 gol, dove i miei seccava addirittura il terzo portiere, neanche non si butta. Premevo triangolo, stavo premendo triangolo, non prende la palla, va via dalla porta, dai, ma va a cagare, dai, gioco di merda, no. Io resto sempre più basito, fa proprio cagare, sei proprio una merda, cioè sei veramente una merda, dai, sei osceno. Come si fa a giocare con sta merda, dai. Sei osceno. Ormai non posso più vincere, vero dito? Mi manda valutazione 300 e mi mette. Perché? Perché non lo so. Perché ti stacchi e partire quando ti perdi 7-0, che non ti può fare un tiro in porta, perché cada mince di nuovo utenti. Ve l'ho detto che con la squadra 3007 mi trovava quello che aveva tante partite. Ve l'ho detto, lo fanno apposta, lo fanno. Guardano come stai giocando e di conseguenza fanno come cazzo che credono loro. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede.
avversari. Roberto Carlos ci mette il fisico. Cioè, non posso neanche andare avanti, non posso. Ma non posso fare un cazzo. Ma che sparo, ma gioco di merda. Niente non posso fare. Non posso fare un cazzo, non posso fare niente, niente, perché hanno deciso che io sono un cheater, avete capito? Hanno deciso che io sono un cheater, che stacco le partite, pezzi di merda, hanno deciso che sono un cheater, figli di puttana maledetti, hanno deciso che sono un cheater che stacco le partite. E questo fa melina! Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Francesco Acerbi. Monreal. Ma guarda che non leffano fare un passaggio, non leffano! Non leffano andare su una palla, non leffano! Non leffano fare un cazzo! La gioca a sinistra. Che porca tua madre! Ecco Fernando Torres. Guarda che roba, ma non refano, ma nemmeno scattano! Bravo, bravo, complimenti! Complimenti, già il gioco una merda! Già il gioco una merda! Ma dai, ma vai a fare in culo, dai, ma rotto i coglioni, dai, ma rotto veramente i coglioni. Guardate come cazzo tirano la palla. Ma vaffanculo, dai. Vai a cagare, va, gioco del cazzo. Vaffanculo. Sì, sono un cheater, bravi, sono un cheater che stacca le partite, che trucca, che lagga. Che ho la fibra ottica, teste di cazzo. Teste di cazzo. Teste di cazzo. Ho la fibra ottica, che cazzo faccio, che cazzo sono cheater, coglioni. Coglioni di merda, coglioni di merda, coglioni, coglioni di merda, coglioni, teste di cazzo maledette, teste di cazzo di merda. Bisogna riconoscere una cosa, gli avversari sono stati nettamente. Coglioni, pezzi di merda, fottuta merde, teste di cazzo di merda. Teste di cazzo, ve l'ho detto che fanno apposta. Bello giocare se io non gioco. Oh, complimenti. Basta, ve l'ho detto, ve l'ho detto, ve l'ho detto. Ormai ho finito di giocare, ho finito di giocare. Ma io non lo compro, Fioi. Ma no, non lo compro. Vi faccio vedere, io adesso gioco a, giocherò un'infinita di partite classificate. Voglio vedere dove mi buttano. Dove mi buttano. Ma non è possibile che io non posso giocare. Non mi fa giocare, non mi fa giocare. Non mi lasciano giocare. Non mi lasciano giocare. Ho speso 80 euro, pezzi di merda. Pezzi di merda. I soldi ve li ho dati, pezzi di merda. I soldi ve li ho dati. Fottuta merda. Merda di merda che non siete altro. I soldi ve li ho dati. Pezzi di merda. 82 euro vi ho dato. Per un gioco che fa cagare. Che fa cagare online. Fa cagare online. È tutto deciso da valorare i dettagli dell'utente. 32.1 di vittorie. Ma come cazzo si fa a perdere? Come cazzo si fa a perdere? 280 partite. Come cazzo ho fatto a perdere? Come cazzo ho fatto a perdere? Con tutta la squadra così. Guardate che squadra di merda che ha. Vaffanculo, gioco di merda. Konami di merda. Chissà che fallisci, cazzo. Ciao ragazzi, che vada a fanculo, gioco del cazzo, ti disinstallo, cazzo, no perché mi serve, comunque ho già deciso io ragazzi, io non lo compro il nuovo, mi scaricherò le patch del di PES Team e mi metto a posto le rose e faccio solo i pronostici delle partite di calcio della prossima stagione e che vada a fanculo l'online, schifo.